siamo appena arrivati a Chania, 3 ore più o meno di corriera. C'è l'autobus che parte da Eracleo ogni mezz'ora. Qua ci sono più o meno 37 gradi. Adesso è mezzogiorno e mezzo, quindi andiamo a trovare qualcosa da mangiare, visto che non abbiamo ancora fatto colazione. Abbiamo provato a chiedere in questo ostello se c'era un letto disponibile per questa notte, ma niente, per i prossimi 10 giorni tutto pieno. Quindi adesso andiamo a provare a vedere su un altro ostello. Purtroppo è alta stagione balneare, si fa fatica a trovare posti letto. Purtroppo ci hanno respinto anche in questo rent rooms. Qua siamo in centro a Chania, quindi adesso andiamo a vedere su un altro ostello. Purtroppo stiamo avendo un po' di difficoltà per trovare un alloggio. Stiamo aspettando, qua siamo davanti a questa situazione. Bocciati anche qui. Adesso ci hanno dato un'indicazione per un altro posto dove stare. A 200 metri andremo a raggiungerlo. Purtroppo qua nessuno ci ha accolto, quindi andremo a pranzo da qualche parte adesso, perché comunque sono quasi le 2 pomeriggio e ancora dobbiamo pranzare, anzi far colazione. Da ieri sera che non mangio praticamente. Thank you. Ok, abbiamo pranzato, abbiamo un po' ricaricato l'energia, abbiamo anche lasciato i nostri zaini pesanti là al ristorante, abbiamo detto se possiamo tenerli là per un'ora. Adesso andiamo ancora alla ricerca di un altro alloggio. Ho visto che c'è un ostello dall'altra parte della città e man mano, se troviamo una fitta stanza, chiederemo. Purtroppo la situazione oggi è un po' critica, ci hanno detto che è tutto pieno, soprattutto queste settimane che sono le centrali di agosto. Anche in questo purtroppo pieno per una settimana intera, quindi ci hanno consigliato andare su un altro ostello. Questo qua era molto figo, peccato. Da un'altra parte. Ecco qua, un altro ostello pieno. Quindi adesso abbiamo finito tutte le alternative, non c'erano tutti gli ostelli della città. Siamo andati a recuperare gli zaini al bar. Adesso siamo seduti in un altro bar a bere una coca. E come potete vedere dietro me è pieno di affittacamere, però sono tutte piene. Abbiamo pure chiesto qua al bar, anche loro sono pieni. Su booking.com i prezzi partono da 200 euro a notte. Ok, ennesimo giro. Adesso vado a vedere un ultimo alloggio. Questa volta vado da solo, ho lasciato Aurora al bar con tutti i bagagli, perché che fatica con questo sole portarsi dietro tutto. Sono dentro questo hotel, affitta stanze, non lo so. Sto cercando la reception, però non c'è. E purtroppo la situazione è questa. Non so più dove andare a sbattere la testa. Vabbè, molto probabilmente c'è più spazio anche qua. Non ho mai avuto così tanta difficoltà come oggi per trovare un posto dove dormire. Proviamo in questo adesso. Respinto ancora prima di fare la domanda, mi hanno detto che è pieno anche qui. La cosa assurda di questa situazione è che non ho neanche mai visto una città con così tante insegne di affitta stanze. In questo affitta stanze mi hanno detto che c'è disponibilità però da domani a 60 euro a notte, però questa sera no. Allora, la cosa figa è che sono riuscito a trovare un appartamento per una settimana qui in centro a Chania, però a partire da domani. Questa notte rimane ancora scoperta, quindi adesso sto facendo un altro giro di perlustrazione della zona per vedere se ci sono altre affittacamere. E guarda qua, ne ho visto uno, anche qui è purtroppo pieno, facevano 75 a notte, che in realtà è un buon prezzo. Anche questo alle mie spalle, tutto pieno, avrebbero disponibilità da lunedì prossimo e comunque il prezzo è di 165 per una doppia, quindi diciamo anche fuori budget. Mi hanno detto di provare a vedere più avanti, però mi sa che qua è tutto pieno. Allora, questa volta tipo mi ha detto di continuare a guardare attorno, che qualcosa troverò, di non perdere la speranza, anche se è normale fare queste vite ad agosto, perché purtroppo è sempre pieno. Però si è raccomandato di non perdere la speranza. Mi ha nominato alcuni hotel che però sono già stato a chiedere. Abbiamo deciso di migrare su un altro quartiere, perché questo qua ormai l'ho già visto tutto. Non bisogna perdere la speranza. Me l'ha detto anche un tipo prima. È facile per lui. Cosa ti hanno detto? È un vecchio che non sa parlare l'inglese, ma che comunque affitta mese per mese, non giornate. Allora, è meno un quarto alle 8 e siamo finalmente riusciti a trovare un alloggio per questa notte. Dall'altra parte della città, a 75 euro per una doppia. Adesso stiamo andando. Sei contenta? Sì. Eccoci qua, siamo arrivati. Mamma mia. Che figata. Oh. Bel posto. Il letto in cucina. Monolocale. Vediamo con la vista.
Ti giuro che poteva andarci molto peggio. Strabello. Sì, bello, bello. Ho desiderato tanto questo posto. Ok, doccia fatta. Sono nella terrazza dell'hotel. Adesso mi rilasso un po'. Questa è la vista. Diciamo che la tipa alla reception ci ha detto che siamo stati molto fortunati, perché all'ultimo minuto una coppia ha litigato con i vicini e hanno voluto disdire all'ultimo la prenotazione. E guarda caso, in quel momento noi abbiamo guardato su booking.com e abbiamo trovato una stanza libera. Quindi in 20 minuti ci siamo presentati nell'hotel e abbiamo fatto il check-in. Ed eccoci qua finalmente. Per un attimo ho rischiato appunto di dormire al parco. È stata una giornataccia, però tutto sommato tutto è bene quel che finisce bene. Aveva ragione il tipo. Non bisogna mai perdere la speranza. Comunque, grazie per avermi seguito. Arriveranno altri video. Ciao.